Buongiorno. Non ho la forza di alzarmi. Eccolo qui, sempre, sempre mio. Oh, ciao. Buongiorno, Cici. Aia, aia, mi stai facendo male. Che gioia un inizio del video così. Perché ho preso la videocamera e mi sono ripresa in sto stato? Non lo so. Devo andare a farmi una doccia, svegliarmi, lavarmi i capelli, far colazione, studiare. Buongiornino, buongiornesimo. Ormai queste ciabatte sono andate stra di moda, a parte che sono sporche. Non so come pulire il pelo, perché ce l'ho da dicembre. Comunque adesso stanno andando stra di moda, ma io ce l'ho avute. Per prima. Non è vero, per prima no, però dicembre. Buongiorno. Ragazzi, io non so se capita anche a voi. Io faccio la doccia, no? Mi vesto e tutto quanto, ma in doccia io non riesco a lavarmi i capelli. Cioè, io i capelli me li devo lavare nel lavandino. Perché in doccia praticamente l'acqua mi scende tutta nella faccia, insomma, un casino, non sono capace di lavarmi i capelli in doccia. E quindi niente, scrivetevi se anche a voi succede questa cosa molto disagiante, oppure ve li lavate direttamente insieme al corpo in doccia. E comunque volevo far vedere gli shampoo che sto utilizzando in questo periodo, che sono questi, che vi ho fatto vedere anche nell'ultimo, sì, nell'ultimo haul, che se non avete visto andate subito a vederlo, dovrebbe essere qui. Quindi correte. E comunque sono questi qua di Natura Siberica che sono una bomba, ragazzi. Comunque è bello come nelle routine vediate tutto il bagno perfetto e poi nei vlog tutto un macello. Oltretutto mi ha scioccato una cosa, ragazzi. Allora, qualche settimana fa su Instagram ho pubblicato l'amore dei Sonora, cioè tutti la conoscono, eppure alcune di voi non la conoscevano, ma perché siete troppo giovani. E allora ho detto: oh mio Dio, sono diventata vecchia, sto iniziando a condividere canzoni che la gente non conosce. Vi giuro, ogni volta che una di voi mi scriveva che canzone è, boom, un colpo al cuore, io ve lo giuro. Cioè, ragazzi, non potete non conoscere questa canzone. Madonna, pianto! Accendini, please. In cielo non vedo altro colore, solo grigio piombo che mi spegne il sole. Cioè, loro sono stati veramente il mio primo amore, il mio primo concerto, il mio primo tutto. Vi devo raccontare dei giorni in cui ero una fangirl sfegatata dei Sonora di Mengoni. Mio a se non vai via l'amore qui. Amo, voglio un nuovo CD dei Sonora. Li ho anche taggati su Instagram, ma mi hanno cagato. Allora, trucco veloce, giusto per stare in casa e non stare uno schifo, così se suonano i corrieri non li spaventi. Madonna, ragazzi, vi devo raccontare una storia sui corrieri, ve lo giuro, l'altro giorno mi sono sparata una delle figure più grandi della mia vita. Sono andata praticamente fuori mezza nuda e non me ne sono resa conto, me ne sono resa conto solo tanto quando il corriere così. No, ragazzi, vi devo raccontare poi bene. Poi ve lo racconto. Adesso sono di fretta perché, raga, io raga, 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 anche cacchio sono il dama. E
Dicevo che a forza di cantare qui a far la cretina sta diventando tardi, io devo ancora far colazione e devo cominciare a studiare perché altrimenti qui marca male che prossima settimana ho un esame. Allora ragazzi, non sono riuscita a truccarmi più di così perché è veramente troppo caldo, cioè qui che c'è l'aria condizionata ancora si sta bene, nelle altre stanze si muore. Comunque adesso faccio colazione, che mi viene male a far colazione caldo, ma infatti ultimamente mi sto bevendo sempre il fitti freddo, cioè lo metto in frigo e me lo bevo durante la mattinata freddo. Onestamente questo caldo mi passa tutta la... per fortuna, mi passa tutta la fame e quindi niente, al mattino non ho neanche così voglia di fare colazione, perché io di solito d'inverno, che ne so, mi faccio il mio tè caldo con i biscotti, no, proprio d'estate non ce la faccio. E allora in questi giorni sto optando per il Fit Tropical, il Fitti Tropical, dov'è? Eccolo. Non so perché era lì, forse l'ho usato questa mattina anche mia mamma, che è questo qui, che è una delle novità in casa Fitti, che è buonissimo perché c'è ananas, cocco, insomma è fresco, soprattutto freddo, è tipo divino. Quindi adesso lo prepariamo insieme mentre parliamo come al solito. Oh, è uscito un nuovo Fitti, ragazzi, deve essere buonissimo, mio Dio, questo tipo si chiama Love Tea e deve essere al cioccolato. No, devo provarlo, io amante del cioccolato come sono. Comunque prepariamo il Tropical, che mi sta piacendo, sapete, perché pensavo che fosse agrumato, invece è meno agrumato del previsto, perché l'odore è molto agrumato, il gusto è meno agrumato del previsto, sente proprio il cocco che io amo follemente. E quindi niente, io come sapete che sono la regina dei codici sconto, vi lascio il mio codice sconto qui, è sempre il solito, se volete provare qualcosa, perché i cani urlano mentre io... parla. Insomma, se volete provare qualcosa di Fitti vi lascio il mio codice sconto. Comunque prepariamolo, va? Allora, prima di tutto, anche se fa caldo, lo so, ho fatto scaldare l'acqua, ho fatto scendere l'acqua calda, perché comunque il tè prende meglio con l'acqua calda. Poi io lo metterò in frigo e lo berrò durante la giornata, quindi vado a metterlo all'interno della mia borraccia. Questa è la più bella in assoluto, perché di plastica è comodissima piuttosto che quelle di vetro, che sì, sono fighissime, sono veramente bellissime, però magari da portare in giro sono un po' più scomode. Questa qui è comodissima, veramente una delle più belle con cui mi trovo meglio. Poi io all'interno di questa boccetta qui metto 3 cucchiaini, perché mi piace un tè un po' più gustoso, quindi di solito ne consigliano 2, ma io ne metto circa 3, quindi cerchiamo di non fare disastri. E voilà, adesso faccio direttamente una cosa, lo vado a mettere direttamente in frigo, prima lo scuoto un po' che così prende bene il gusto, vado a metterlo direttamente in frigo, eccolo qui, fra 10 minuti lo prendo e lo bevo davanti ai libri. Devo studiare, ragazzi, si è fatto tardissimo a fare questo vlog, sono le 9:30 e io devo studiare come se non ci fosse un domani. Allora, io, la mia videocamera, i miei libri e il mio Fitti, andiamo a studiare fuori, vediamo quanto resistiamo, perché fa un po' caldo, però all'ombra si sta bene, vi dico, eh. Però vediamo anche se i cani non mi disturbano troppo, perché ci mio fuori, c'è fuori anche lei, che mi chiedete sempre chi è praticamente il cane del mio vicino, chiamiamolo così, perché è la persona che abita sopra di noi. E giocano sempre insieme loro due, guardateli. Ecco, mio è sclerato come sempre, lo va a stuzzicare, ovvio, guarda. Allora, il mio Fitti è bello fresco. Che profumo. Tolgo la parte no, Sparta, quello non si beve, lo devo bere io. Tolgo il colino interno, perché tanto ormai abbiamo già fatto. E guardate qui, tac, e si beve direttamente da qui, è fighissimo. Io ve lo giuro, sentite un casino il cocco, l'ananas mi piace tantissimo, e poi come sempre aiuta a sgonfiare, che non fa mai male. Io, il motivo principale per cui bevo sempre Fitti, mi sgonfia proprio la pancia, quindi mi vedo bene allo specchio. Io mi metto decisamente a studiare, perché poi vi racconterò dopo dell'esame com'è andato. Cioè, ci ho rinunciato a studiare fuori, perché no, non si può, fare troppo caldo veramente, invece qui con l'aria condizionata top, quindi io studio qui e lui dorme qui e mi fa vedere come è bello non fare niente. È bello non fare niente.
niente, brutto topo, fannullone. Madonna, quanti dispetti che ti faccio, quanti dispetti. Però ti faccio anche tante coccole, non si vede niente questo topo brutto. Lo so che ci ho tolto il cuscino, sono cattivissima. Guarda lì. Oh, quanto sei bello, amore mio, bello, bello. Pausa studio, fra un po' devo prepararmi perché tipo in pausa pranzo vado a Le Gru, che è un centro commerciale qui in provincia di Torino, con Fabi, la mia amica, che si deve fare le sopracciglia al Bro Bar di Benefit. E cosa volevo raccontare di ieri, che ridere. Allora, ieri in pratica sono stata al pomeriggio tardi sera con Miriam di Lichicca, qui su YouTube. Se non la seguite ancora vi lascio il link giù nell'info box, che praticamente dovevamo andare ad un evento, no? Ma io non avevo aspettative su questo evento, anche perché, vi dico, le cose che si organizzano a Torino, cioè, non vi dico, sono delle cose un po' buttate all'aria. Sicuramente non sono gli eventi di Milano, non sono gli eventi, no, quelli fighi. Tipo la prossima settimana c'è la finale dei Nick Space Award. Non vedo l'ora, ve lo giuro, perché deve essere una figata unica, perché sono organizzate bene tutto. Le cose qui a Torino invece sono un po' buttate all'aria. E allora io non ho mai nessuna aspettativa, no? Però pensavo un minimo meglio. Vi giuro che siamo andati, non vi dico dove e cosa perché non mi sembra giusto. Siamo entrati, abbiamo visto cosa c'era, cioè tutto era, in teoria era un evento per blogger, per comunque blogger, influencer e tutto quanto. In realtà era una cacciara unica, praticamente c'era un buffet e c'era la calca tipo, non lo so, a sti buffet, perché comunque invece era un evento libero e quindi c'era chiunque che tipo era ammassato a mangiare. Cioè io ho visto e ho detto no, ti prego, allora ce ne siamo andati a mangiare poi da Roadhouse, io e lei abbiamo chiacchierato un po'. E la cosa è che praticamente io non giro mai, quasi mai, con tanti nel portafoglio, perché uso sempre la carta. È tanto comoda la carta. Dovremmo imparare qui in Italia a fare più come in America. In America tutti pagano anche un caffè con la carta. Ecco, io pagherei anche un caffè con la carta. Però vabbè, siamo andati a mangiare e avevo giusto tipo 15 euro nel portafoglio per non stare lì a pagare con la carta. Ho pagato con quei 15 euro. Poi mi è venuto un attimo il panico perché praticamente lei abita un po' distante da me, no? E quindi devo prendere la tangenziale e devo pagare il casello, che è tipo 1,50 euro. Ho detto, oddio, ho 1,50 euro per il casello. Sì, alla fine sto guardando il telefono che mi arrivano notifiche. Alla fine ce l'avevo, 1,50 euro per il casello. E ho detto, madonna, ma perché non mi porto mai contanti nel portafoglio? No, perché ormai sono abituata a pagare tutto con la carta, è così comodo. Torno a studiare e poi oggi pomeriggio vi racconto altre cose. Perché sapete che quando io faccio questi vlog ho troppe cose da raccontarvi. Come devo fare? Ma guardate che roba che mi è uscita, ragazzi. Una zanzara, ma mi ha massacrato. Ma è un bubbone enorme, non so se voi riuscite a vederlo. Vabbè. Comunque ragazzi, guardate le mie gambe. Non ho più passato la lametta con la luce pulsata. Veramente una figata, non ho più... Non dico niente, però non mi cresce più praticamente niente, sono solo la quinta seduta. Allora, sono... guarda cosa... Porca la miseria. Allora, sto per uscire di casa, soltanto che c'è una vespa qui e non riesco ad uscire di casa perché ho paura. E adesso, sapete che cosa ha fatto? Sta vespa è andata dentro un buchino della casa, io ho paura che mi faccia il nido. Porca la miseria. Io ho l'ansia di ste cose perché già una volta ci aveva fatto il nido una vespa, una roba enorme, un alveare pazzesco. Ma le vespe fanno gli alveari oppure sono solo le api che fanno il boh, che ignoranza, raga. Comunque allora dovevo vedermi con Fabi, appunto, alle Gru, in questo centro commerciale per l'una. Adesso mi scrive, fa, sarò lì alle 12:30, quindi tipo mi sono vestita. Io odio gli insetti. Quindi tipo mi sono vestita, truccata e preparata nel giro di 10 minuti. E quindi adesso vado. Adesso, madonna, ho lasciato la macchina al sole. Sarà un forno. Oh, mi sento male. Mi sento malissimo. Aria. Ho bisogno di aria condizionata. Ho bisogno di aria condizionata. Al massimo. Perché c'è luce? Ok.
casinista che sono, ragazzi, ne sto combinando di tutti i colori. Allora, ragazzi, vi racconto questa cosa perché mi ha appena inviato un messaggio Daria, Lilla Cupcake. Mi vedete? Anzi, mi vedete, dai. E mi ha detto che sul sito di Tarte c'è il 70%. Cioè, tipo, mi è preso male. Perché adesso sto guardando il sito di Tarte e tipo, voglio tutto al 70%, no? Ma non è un periodo, ragazzi, che di nuovo... Perché io vado a periodi con il make-up. Ci sono periodi in cui non comprerei niente perché dico, no, santo, sono piena, mi inviano troppe cose, non devo anche comprare, eccetera, eccetera. E dei periodi, invece, in cui comprerei di tutto, di make-up. Contate che oggi alle gru doveva venire anche Miriam, no? Però poi alla fine non è potuta venire e da una parte meno male perché alle gru c'è MAC e Miriam ha lo sconto da Makeup Artist da MAC e quindi, cioè, io ne avrei tipo troppo approfittato, avrei comprato di tutto da MAC e sarebbe partito un rene. E però adesso mi arriva appunto questo messaggio da Daria che c'è il 70% da Tarte e quindi io sono sicura al 70%, ecco, come la scontistica, che oggi farò un ordine da Tarte perché voglio provare qualcosa, o qualche ombretto o tipo il correttore che dicono che sia il migliore al mondo e quindi no, non ce la posso fare, che devo risparmiare, un periodo in cui devo risparmiare, non posso comprare trucchi, Dio santo. Ragazzi, vi devo far vedere questa cosa perché vi giuro che queste cose mi mandano in bestia. Io veramente complimenti a sto furbo che ha parcheggiato la macchina. Guardate come è parcheggiata in mezzo alla linea, cioè in mezzo a due posti. Io vi giuro, dico, ma che problema ha la gente? Ok che per carità, oggi qua c'è abbastanza posto. Chiudo la macchina, sì. Oggi qua c'è abbastanza posto perché fa un caldo che viene... Vabbè, in realtà dentro fa fresco, quindi... Boh. Comunque, ma puoi mai parcheggiare la macchina in mezzo a due parcheggi, cioè sulla linea? Ma io sono anche questa, ragazzi, io sono molto criticona. Eccola! Ha appena fatto le sopracciglia. Facciamo vedere bene, 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 bene. Ma non si vede. Adesso facciamo un giretto veloce, abbiamo mangiato. E adesso andiamo da Bershka, però io ti dico, io non posso comprare. Vabbè, ma io voglio stare a vedere. Io non posso comprare niente perché boh, prossima settimana vado dalla dentista. Sì, ho prenotato. No, non mi sono dimenticata di dirlo. E quindi il mio conto. Quindi non posso comprare niente. Le ultime parole famose, ragazzi. Fa vedere anche la tua scena del crimine, per favore. Che non sono soltanto io. Lo so, stiamo cercando un posto di Legru, porca la miseria, in cui non c'è nessuno. O comunque c'è qualcuno. Siamo noi. Grazie. Abbiamo optato per il parcheggio. Per il calore, perché per il parcheggio? Per il un calore allucinante. Comunque, ragazzi, io penso... Porca la miseria, in autostrada. Madonna. Comunque, io penso che vorrò lavorare da Bershka. Perché tipo mi sono innamorata 7 volte. Ma come sempre, ogni volta che vado da Bershka mi innamoro 7 volte. Tra sì, tutti uguali. Però diciamo che ci si innamora. Ah, la macchina, ecco. Allora, prima qui vicino c'era una macchina che aveva occupato 2 posti, sì, proprio in mezzo, certo. E l'ho ripresa. Perché gli sta bene. Per forza, comunque. E l'ho ripresa. L'ho ripresa. Comunque, prima che figura mi sono fatta troppo, con. Con il tipo che è passato dietro, che fa... Voglio far vedere ste cose. Sì, voglio far vedere ste cose, però voglio aprire la macchina. Che mi fa? Ci sono io, figura. Allora, facciamo vedere i nostri acquisti, Fabi. Ma devo salire? No, perché no, dentro si muore. Appoggio soltanto la borsa. Con una lanza. Ah, sì, veramente, sto facendo un casino. Allora, facciamo una cosa. Fai prima vedere tu che cosa hai preso. Allora, il tuo acquisto. Fighissimo. Questo. Dai, quanto è bello! Bellissimo il colore! Sì, è veramente veramente bello. Oh, controlla che stai registrando. Sto registrando, non è che non sono ancora deficiente. No, ieri al concerto di Tiziano Ferro ha fatto un discorso bellissimo, credevo di stare registrando. Non ero registrato niente! Visto che avevo fatto bene a chiedere. Comunque, non devo comprare niente, giusto? Ho preso questa che volevo da una vita. Non fare un haul completo che fa un po' caldo, qua. Veloce. Ho preso veloce. Questa. Stop. Gonna blu, Bershka. Gonna blu, Bershka, 15,90. E poi via. Maglia bianca con rete sotto, prezzo 15,90. Questa è fichissima, ragazzi. Grazie, assistente. Grazie, prego. Grazie. E comunque adesso sta molto bene. Stop. Ti ho tagliato un po' la faccia in questa maglia. Vabbè. Vabbè. Ah, ok, stop. Ciao. Ciao. Sono tornata a casa e guardate
Mi sono sdraiata qui. Guardate questo come si è messo. Cioè, allucinante che si prende le coccole. Io mi sono messa qui sul divano un po' con le scarpe, devo toglierle. Ma guardatelo come si prende le coccole, pazzesco. Pazzesco. E la televisione c'è Kirazmizmi. Si dice così in turco, penso. Kirazmizmi, boh, qualcosa del genere. Comunque fare pausa studio con dello shopping è sempre terapeutico. Cioè, poi ti fa ricominciare comunque a studiare meglio. E comunque prima vi volevo raccontare una cosa, però poi mi si è scaricata la macchina fotografica perché sono sempre molto organizzata. Vi volevo raccontare della luce pulsata, perché vi ho fatto vedere appunto che non ho praticamente più niente sulle gambe, ma tanto più inguine, ascelle, sono veramente top. Praticamente io ho fatto 5 sedute da Noma Svello qui a Torino, che è in corso Montegrappa. Comunque vi ho fatto già un video a riguardo della luce pulsata che vi lascio qui o qui, non mi ricordo mai, che così se non l'avete ancora visto potete andarlo a vedere. E appunto ho fatto 5 sedute e ascelle e inguine, praticamente non devo più passare la meta, non devo più togliere assolutamente nessun tipo di pelo, perché magari qualcosa cresce ma talmente fine, talmente leggero che non si sente neanche più, quindi sono veramente strasoddisfatta. Sulle gambe qualcosa ancora cresce, ma perché comunque sulle gambe è un po' più difficile, perché i peli non sono potenti, diciamo, non sono spessi come inguine e ascelle, e quindi ci vuole un po' di più sulle gambe. Però ecco, diciamo che non me li faccio, non sento la necessità di farli, non si vedono praticamente, e quindi niente, sono veramente super soddisfatta di questa luce pulsata. Volevo tenervi aggiornati perché in tanti su Instagram mi chiedete come sta procedendo la luce pulsata e tutto quanto, e quindi volevo dirvi un po'. L'unica parte in cui non l'ho fatta del corpo sulle braccia, ma perché sulle braccia i peli non mi danno particolarmente fastidio, vi devo dire, mentre vi dico la cosa più bella è l'inguine, perché vi giuro che adesso che sto iniziando a mettere i costumi non devo preoccuparmi, è una cosa incredibile, ve lo giuro, non mi sembra vero, perché io praticamente all'inguine passavo sempre la lametta, soltanto che con la lametta veniva fuori un casino, ero sempre arrossata, mettevo questi costumi molto accollati proprio perché mi vergognavo di tutti i rossori eccetera eccetera, e adesso veramente non c'è più da preoccuparsi perché quasi non crescono più e sono solo la quinta seduta, quindi veramente veramente top. Io vi consiglio veramente di farlo. Se vi devo consigliare un posto, inguine, assolutamente. Poi io mi trovo benissimo lì da Noma Svello, mi fa sempre la seduta Denise, quasi sempre Denise, che è appunto la ragazza che lavora lì, che è troppo carina, veramente parliamo sempre di qualsiasi cosa perché praticamente ha quasi la mia età, e insomma mi trovo veramente benissimo lì da loro. Quindi se c'è un posto che mi consiglia, veramente Noma Svello. Però io adesso comincio a studiare di nuovo, perché veramente prossima settimana ho questo esame, che è lo stesso dello scorso, perché lo scorso purtroppo sono stata bocciata, dopo vi spiego. No, ma in realtà gli esami stanno andando molto bene in questa sessione, sono molto felice, però c'è questo esame qui che è tostissimo, che è diritto privato romano, e praticamente la gente, perlomeno qui a Torino, non so nelle altre università, nelle altre giurisprudenze d'Italia, qui a Torino è un massacro questo esame, c'è gente che lo dà 7-8 volte, non ci sono neanche così rimasta male, ecco, di essere stata bocciata, perché è ovvio, cioè passarlo la prima volta vuol dire avere proprio un... così, Fabiana l'ha passato la prima volta, ha avuto veramente abbastanza culo, ecco, bisogna proprio dirlo. Però insomma, lo sto ripassando di nuovo, lo ridarò, chi lo sa se lo passerò o non lo passerò, insomma, si ripete fino a che non si passa con qualsiasi voto, non mi interessa. Però intanto studio anche per altri esami che però per ora stanno andando bene, quindi sono abbastanza felice di questa sessione estiva, dai, nonostante il caldo, non so se... però si fa. Quanto manca ancora alla fine della sessione estiva? Oggi che giorno è? Il 20? Ho l'ultimo esame il 12 luglio. Non ce la faccio più, sono stanca, sono veramente stanca. Poi con questo caldo voglio andare solo in piscina. Ragazzi, sapete che cosa vuol dire che mi sono completamente dimenticata del vlog? Perché oggi ho studiato veramente tantissimo. Allora, sono le 7.23, giuro, sono le 7.23. E ho alzato adesso la testa dei libri, cioè oggi veramente mi sono stupita di me stessa, perché io non ho questa gran concentrazione, cioè io solita...
Allora, io solitamente mi distraggo molto quando studio, no? E quindi studio, che ne so, mezz'ora, poi sto al telefono 5 minuti, 10 minuti, poi studio un'altra mezz'ora, tre quarti d'ora, eccetera, eccetera. Oh, oggi ho fatto una tirata unica dalle 3:30, 4 meno un quarto, fino alle 7:23, sono stata al telefono, cioè in videochiamata con un mio amico, per ripetere, infatti non ho più voce. Sto morendo! Perché veramente ho ripetuto tipo tutto il programma. No, tutto il programma no, mezzo metti. E comunque c'è, cioè, zero, proprio mi è passato il pomeriggio come niente. Però adesso voglio ancora, sono le 7:24, però io di solito a quest'ora, cioè ho finito già da ore, perché di solito mi fermo per le 6 perché poi perdo la concentrazione. Oggi, incredibilmente, fortunatamente, sono ancora concentrata, quindi voglio ripassare ancora due o tre cose. E più che altro mi voglio riscrivere una cosa che mi ha spiegato una mia amica al telefono, che non avevo ben capito, adesso lo capita benissimo, soltanto che al telefono ho preso un po' degli appunti così vari e invece voglio scrivermela proprio bene perché è una cosa un po' difficile, quindi devo impararmela un po' a memoria e voglio avere ordine nel quaderno, quindi adesso penso che farò ancora quello e ripasserò ancora due cose. Intanto ho scritto appunto a Fabi di quanto sono stata brava oggi, perché si è stupita anche lei. Allora ragazzi, è arrivata mamma dal lavoro. Un saluto. Sempre su macchina, io sono la taxista. È vero, sei sempre in macchina nei vlog. E abbiamo deciso di andare a mangiare questi salti qui a Collegno, sono dei terzi piani. E andiamo a mangiare qualcosa fuori, che così dopo questa giornata di studio intenso mi distraggo un po'. E abbiamo deciso di andare di nuovo da Rodhausen. Io ci sono stata già ieri sera, ma ho mangiato benissimo perché ci sono tipo dei nuovi piatti estivi con della carne cruda, che però è un po' scottata, non è totalmente cruda, ma infatti veramente ora mamma non ce la fa più di questi vlog. E niente, quindi dopo vi faccio vedere che cosa prenderò. Penso la stessa cosa di ieri, perché appunto mi è piaciuta tanto tanto. Ragazzi, sono fusa, mi ero dimenticata di farvi vedere tutto mangiucchiato, tutto scartato, perché io faccio sempre dei casini, tolgo sempre cose dai panini, però questo era il panino buono. Tornata a casa, giornata finita, adesso metto subito al computer. Perché ripeto le cose? Anche prima, buono, subito. Vabbè, comunque adesso mi metto subito al computer a editare questo vlog, che così ve lo carico subito domani, speriamo, crociamo le dita che tutto vada nel verso giusto. Basta, sono stanca di parlare, ciao.